Buonasera a tutti, Comune di Cerreto Desi, 22 settembre 2022, ore 18.30, Consiglio Comunale in adunanza ordinaria in seduta di prima convocazione. Procediamo con l'appello. Sindaco Davide Grillini, Vice Sindaco Michele Bellomaria, assente. Assessori Stefano Stroppa, Daniela Carnevali. Presidente del Consiglio Roberto Burini, presente. Capogruppo di maggioranza Adele Berionni. Consigliere di maggioranza Giovanni Montanari, presente. Daniele Conti e Francesca Stridi. Capogruppo di minoranza Sviluppo, Solidarietà e Progresso Katia Galli. Consigliere Giovanni Porcarelli, assente. Capogruppo di minoranza Cerreto Desi Bene Comune Marco Zamparini, presente. E consigliere Simone Boa, presente. Undici presenti, sì, e due assenti. E in aggiunta a questo consiglio sono presenti l'assessore esterno Brizio Cesaroni e la ragioniera dottoressa Cristina Ricci. Allora, presenti 11 abbiamo detto, assenti 2. Constatato il numero delle presenze che ha raggiunto il numero legale necessario, dichiaro valida la seduta e nomino gli scrutatori Simone Boa, Daniele Conti e Francesca Stridi. Allora, secondo solo. Prima di dare il via alla seduta consigliare, ci raccogliamo per un minuto di silenzio come Consiglio Comunale e come Assemblea che rappresenta i cittadini ceretodesi. Ci stringiamo ai familiari delle vittime e dei dispersi del violento lumifragio che ha colpito la nostra regione, le Marche. Ci stringiamo ai nostri concittadini che hanno subito danni alle loro abitazioni, ai loro garage, rustici o ripostigli nei drammatici avvenimenti del violento alluvione che ha travolto gran parte del nostro territorio comunale. Un pensiero va rivolto anche alle nostre attività commerciali, alle nostre aziende, che a causa dei danni e dei disagi per la mancanza di energia elettrica e dell'acqua sono state costrette a chiudere per moltissime ore, avariando i prodotti congelati, costretti a buttare gran parte, se non tutto, il loro stoccaggio. Idem per gran parte dei cittadini colpiti da questo blackout totale. Esprimiamo a tutti loro la nostra vicinanza e la nostra solidarietà e il nostro pensiero. Fermiamoci un minuto. Grazie. Diamo avvio alla seduta. L'ordine del giorno odierno prevedono 4 punti iscritti. E il primo punto sono le comunicazioni del sindaco, come previsto da più consigli. E cedo subito la parola al sindaco. Prego, sindaco, non ha la facoltà. Allora, come al solito, un piccolo resoconto del Covid e due parole anche su questo nubifragio che si è abbattuto anche sul nostro comune. Dunque, per quello che riguarda il Covid, la situazione è stazionaria, abbiamo 11 positivi, diciamo che ci attestiamo sempre su questi valori più o meno, tra 8 e 12, 13 positivi,
in maniera abbastanza costante tutte le settimane, quindi direi che tutto abbastanza sotto controllo, in considerazione del fatto che questi soggetti presentano buone, che mi risulti buone condizioni di salute. Per quello che riguarda invece l'alluvione, la situazione purtroppo è più drammatica. Abbiamo molti sfollati in questo momento e abbiamo una situazione precaria praticamente su quasi tutte le strade periferiche. Sono state danneggiate da colate di fango, da frane, da cedimenti e quindi la situazione è stata ed è molto difficile, perché queste strade servono alcune abitazioni che rimangono o possono rimanere isolate. Abbiamo fatto un intervento di urgente giusto per aprire per il momento dei varchi a queste strade per consentire alle persone di poter entrare e uscire dalla propria abitazione, ma la situazione comunque non è semplice. Su alcune strade abbiamo fatto dei ripristini decenti, diciamo così. Su altri l'intervento sicuramente è molto più massiccio e a mio parere richiede proprio il rifacimento di alcuni tratti stradali. Poi ovviamente, come saprete, sono tantissime le segnalazioni degli allagamenti nei garage, soprattutto tantissime nell'ordine di diverse decine, per cui ecco, la situazione è abbastanza preoccupante. Ci stiamo preoccupando anche del ritiro dei rifiuti. Ovviamente ecco, chiedo uno sforzo un po' a tutti, perché questa è una situazione veramente emergenziale. Le risorse sono quelle che sono, le risorse anche umane e di imprese, perché ovviamente lavorano, sono chiamate da ogni dove, come potete immaginare. Per cui ecco, con le proprie forze stiamo cercando di adempiere a tutte le necessità che si presentano giorno dopo giorno. Come dicevo, la cosa più importante è preoccuparci delle famiglie che sono sfollate, dar loro una sistemazione. Le abbiamo sistemate al momento in strutture ricettive, ma ovviamente adesso possono anche usufruire del contributo del dono a sistemazione, che sarebbe una bella cosa se non fosse per il fatto che non è così semplice trovare un immobile, un'abitazione in questo periodo. E comunque ecco, diciamo che la situazione è abbastanza difficile. Ripeto, è inutile che mi si facciano segnalazioni della buca del cespuglio sul marciapiede, perché adesso abbiamo delle priorità che dobbiamo seguire con estrema urgenza. Poi un altro passaggio lo faccio anche sui corsi d'acqua e fiumi, che ovviamente sono pieni di macerie, e anche quello sarà un intervento importante che non potrà essere a carico del Comune. Ci stiamo confrontando con la SOUP per capire bene come andrà fatto, è un aggiornamento continuo, quindi cercheremo di tenervi aggiornati nel miglior modo possibile. Comunque ecco, ci siamo, e al momento tutti quanti sono in grado, con più o meno difficoltà, di rientrare nelle proprie case. Alludo a quelli che hanno avuto le strade danneggiate. Per il resto, per gli sfollati, non sappiamo adesso l'entità del periodo in cui dovranno rimanere fuori dalla propria casa. Grazie Sindaco. Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno, che è la proposta numero 34 del 9 settembre 2022. È la ratifica di delibera di giunta comunale, la numero 66 del 4 agosto 2022, è la seconda variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2022-2024. Cedo la parola all'assessore esterno Brizio Cesaroni per l'illustrazione della manovra. Prego, assessore, nella facoltà. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Per quanto riguarda questo argomento all'ordine del giorno, diciamo che si tratta soltanto dell'adeguamento del compenso a favore del signor Sauro Montanari per il trasporto scolastico, adeguando quello che era il compenso alla mutata situazione del mercato. I costi per lui sono notevolmente aumentati e nei precedenti rinnovi non eravamo stati così generosi con lui, per cui c'è stato un nuovo accordo che prevede per l'ente comunale un impegno di 4.000 euro per quest'anno, per l'anno corrente, e 9.000 euro per l'anno a venire. Tutto qui. Grazie assessore, cedo subito la parola al consigliere Cadigalli. Prego.
Io volevo capire come sono ripartiti questi 4.171 euro, li prende per la tariffa oraria o per un rincaro della, diciamo, del carburante? Uno. Due, i 9.000 euro che sono stanziati nel 2023 sono stati presi da quale capitolo? Perché? E questi 4.171 da quali capitoli? Grazie consigliere, allora la risposta all'assessore Brizio Cesaroni, prego. Per quanto mi riguarda vi posso dire che di massima parliamo di un aumento di 1.000 euro su base mensile. Per quanto riguarda il 2022 parliamo settembre, ottobre, novembre, dicembre, 4.000 euro sono 1.000 euro al mese. Per quanto riguarda l'anno successivo più o meno parliamo la stessa cosa. E lui diciamo la dottoressa Ricci che è qui con noi. Grazie assessore, ci do la parola ora alla dottoressa Ricci, prego. Allora, sono state fatte diverse, cioè perlomeno la quota dei 9.000 euro, questa a cui facevi riferimento, è stata presa dalla spesa ambito per educativa disabile. Prego Katia, risposta. Si può fare di prendere una cifra come questa da un capitolo diverso dalla propria appartenenza? All'epoca mia no, perché quando abbiamo fatto l'abbattitore me lo ricordo così bene che mi fecero prendere i soldi solo dai miei capitoli di pertinenza, che un aspetto del sociale vada a coprire quello del trasporto pulmini e anche le 4.100, io lo so da dove l'avete preso perché il bilancio me l'ho studiata la variazione, sono tutti presi da un capitolo qui, da un capitolo di qua, da un capitolo là. All'epoca mia guai, non si poteva fare, doveva essere sui capitoli miei di pertinenza, che il sociale me va a coprire questo, perché magari per chiudere un bilancio una volta, perché se no non c'entravate, caccia, metti, caccia, metti, cioè io sapevo che non si poteva fare, perché a quell'epoca a me mi era stato vietato, per l'abbattitore me lo ricordo, 2.950 euro. Grazie Katia, chi risponde? La ragioniera o Brizio? Chi è che risponde? Prego. Il non si poteva, adesso non so a cosa era riferito in quel caso. Il motivo del diniego nello spostamento delle quote di Dunque, dicevo, il motivo dell'impossibilità, non so a cosa era riferito, forse una mancanza di fondi o... Perlomeno non ci so, cioè per norma gli stanziamenti di bilancio vengono stabiliti dall'amministrazione, quindi nel momento in cui da un'altra missione c'è la possibilità di spostare una somma su di un'altra, qualora insomma, l'amministrazione, quindi gli assessori o... insomma sono favorevoli, non ci sono motivi a livello normativo che impediscono il trasferimento di somme, degli stanziamenti, anche perché qui parliamo del perlomeno 9.000 euro, dicevamo erano del 2023, sì, quindi parliamo dell'anno successivo. Sì, visto bene. Grazie dottoressa. Allora, la parola adesso a Marco Zamparini, prego. No, io volevo porre solo una semplice domanda. In pratica noi abbiamo due pulmini. La domanda che mi sorge spontanea è quella, si può provare, visto che mi sembra che quest'anno non arriviamo neanche a 300 ragazzi, no?
Quello si può provare a vendere, non si può provare a vendere, sta l'affermo, il costo anche di quello l'affermo, e poi chiaramente non so se sede questa, ma se qualcuno mi vuole risponde, quello che è previsto nell'appalto, quello che aspetta la ditta è quello che aspetta il comune. Forse sarebbe il caso di lucidarlo in una adunanza pubblica come questa. Però ripeto, ecco, avendoci due pulmini, dopo i vecchi professori della politica quella volta ne comprarono due, e ancora penso che paghiamo, se il sindaco o chi sia mi risponde, mi sa che ancora li stiamo pagando quei 135.000 euro. Adesso lo posto a te, Davide, così. Però ecco, era solo questi due appunti, grazie. Grazie Marco. Chi è che risponde? Risponde l'assessore Brizzo Cesaroni, prego. Voglio dire solo questo, non conosco la storia per cui non so come sono stati finanziati. Per quanto riguarda la verifica dell'appalto, se vogliamo la prossima riunione ce lo portiamo in consiglio. Grazie assessore, la parola al sindaco, prego. Adesso faremo delle verifiche, effettivamente si può prendere in considerazione anche la possibilità di venderlo. Adesso diciamo che può tornare utile in un certo senso, no? Perché quando un polmino ha una manutenzione straordinaria restiamo senza, quindi è stato anche utilizzato, mi sembra, in passato. Però ecco, è una cosa che si può anche prendere in considerazione se c'è un tornaconto, e poi se sarebbe meglio che avessimo finito a pagarli, semmai. Grazie sindaco. Non ci sono altri interventi, quindi dichiaro chiusa la discussione. Allora, verificato il permanere di equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dell'ordinamento finanziario e contabile, in particolare gli articoli 162,6 e 193 del decreto legislativo 267 del 2000, nonché gli equilibri inerenti ai vincoli di finanza pubblica, preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il parere favorevole dei responsabili del servizio finanziario e dell'organo di revisore economico-finanziaria, rilevata la regolarità della procedura seguita e rispetto del termine della decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto l'articolo 175,4 del TUEL, e ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 66 del 4 agosto 2022 avente all'oggetto seconda variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2022-24, visto il decreto legislativo 267 del 2000, visto il decreto legislativo 118 del 2011, visto il vigente regolamento comunale di contabilità e visti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'articolo 49 dell'articolo 447 bis del decreto legislativo 267 del 2000, e udita la discussione in aula, procediamo con la votazione palese per alzata di mano. Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 favorevoli. Contrari 3, Galli, Zamparini, Boa. Astenuti 0. Con voti 8 legalmente espressi per alzare mano, il Consiglio approva e delibera di ratificare, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000, la deliberazione di Giunta Comunale numero 66 del 4 agosto, avente oggetto seconda variazione d'urgenza del bilancio di previsione 2022-24, e di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale. Inoltre, stante la necessità e l'urgenza di provvedere alla ratifica entro i termini di legge, procediamo con la votazione palese per alzata di mano per l'immediata eseguibilità. Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli 8, contrari 3, Galli, Zamparini, Boa. Astenuti 0. Con voti 8 legalmente espressi per alzata di mano, il Consiglio approva e dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del TUEL. Passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno, che è la proposta numero 33 del 9 settembre del 2022, è la variazione al bilancio di previsione 2022-24. Cedo la parola all'assessore esterno Brizzo Cesaroni per l'illustrazione della manovra. Prego, assessore, ne ha la facoltà.
Dunque, io farò un piccolo riepilogo delle poste più salienti che ritengo di maggiore importanza, dividendo in due fasi il mio intervento: la prima sulle proposte di variazione del bilancio e previsioni, quelle generali, e un secondo passaggio invece sugli adeguamenti più importanti degli appalti che sono previsti per il triennio. E poi piccoli, eventualmente ci abbiamo la dottoressa Ricci che ci si risponderà sulle piccole questioni. Con l'occasione propongo a nome di tutto il Consiglio di fare i nostri migliori complimenti alla dottoressa Ricci che recentemente si è laureata e quindi è un vanto anche per il Comune, insomma, complimenti. Allora, entriamo nel merito delle questioni. Abbiamo prima di tutto, a mio parere, l'importante di un aumento degli accertamenti di evasione tributaria e grazie a questi aumenti nell'anno corrente sono usciti fuori altri 44.000 euro, oltre i 250.000 che già erano stati previsti. Poi nella verifica del BOC, il famoso buono comunale che venne acceso per il finanziamento del palazzetto, era un finanziamento ventennale, e abbiamo scoperto che aveva un carico non corrispondente alla realtà a bilancio, probabilmente a carico dal momento che gli interessi originari del piano ammortamento erano diminuiti, ma che non era stato più corretto, per cui siamo andati a verificare un risparmio di circa 30.000 euro annui, e questo, insomma, è abbastanza importante. Abbiamo inserito nelle variazioni di bilancio per il 2023 la sponsorizzazione del Palasport di circa 20.000 euro, il contratto era di quest'anno, quindi non era stato potuto prevedere l'anno scorso, e abbiamo dovuto inserire anche il costo che avrà il Comune a breve, visto che c'è stato il rinnovo del contratto di dipendenti pubblici, ai quali dobbiamo 3 anni di arretrati, e parliamo di 35.000 euro circa di compensi. Una buona notizia per tutto il Consiglio, un po' di ego, è stato proposto l'acquisto del nuovo impianto, questo che fischia per capirci, con 6.000 euro che abbiamo preso all'avanzo libero. Poi abbiamo avuto una serie di rimborsi dall'ambito territoriale di 19.000 euro e più altri 8.000, per un totale di 27.000 che ci hanno aiutato a fare ulteriori stanziamenti sempre nell'ambito sociale. Parliamo disabili più 24.000 euro previsti, assistenza domiciliare più 3.000 euro previsti e ricovero dei minori in caso di accoglienza più 11.000 euro previsti. Quindi da una parte escono, dall'altra entrano, non facciamo mai pari, però insomma bene o male qualcosina entra. E questo è quello che io ho ritenuto importante, poi se ci sono domande, insomma, come abbiamo detto la dottoressa Ricci è qui che ci ascolta e ci risponde. Poi invece c'è una parte non meno importante che riguarda l'adeguamento degli appalti nel triennio, e parliamo della cassa di riposo, dell'energia pubblica, della gestione della mensa e la scuola primaria e della gestione dell'asilo nido. E per questi punti l'orientamento della giunta, dell'amministrazione, è abbastanza indicato e mi spiego meglio. Per la cassa di riposo abbiamo dovuto rifare l'appalto. Scusate. Mannaggia, che non spegni il cellulare. Allora, dicevo, per quanto riguarda il nuovo appalto, la casa di riposo, è prevista una maggiore spesa di 23.000 euro per il Palazzo Reffi per l'anno 2023 e 120.000 euro per la Giovanni Paolo II, sempre per l'anno 2023. Questi costi in linea massima dipendono per 80.000 euro per il nuovo appalto e 65.000 euro dalla mancata unificazione delle due strutture, con un progetto che purtroppo ancora è fermo presso la USR, speriamo che quanto prima ci venga data l'autorizzazione, insomma. E per in qualche maniera andare incontro a queste nuove spese, oltre a quelle di riscaldamento e di
e della luce, è stato previsto un incremento delle rette dal 1 gennaio del 2023 di 150 euro mensili. In questo momento la retta era di 1.200 euro e dovrebbe arrivare a 1.350, con un introito previsto di circa 55.000 euro. Prima di fare questo ci siamo informati su quella che è la situazione dei costi delle casse di riposo che più o meno ci stanno qui nei dintorni, e in linea di massima abbiamo visto che noi siamo quelli di gran lunga più concorrenziali. Insomma, adesso parlare di concorrenza è molto brutto, perché parliamo di anziani che hanno bisogno di tutta la nostra massima assistenza, però in qualche maniera le rette aiutano anche a dare a loro un servizio migliore. Essendoci state molte variazioni, il nuovo appalto tra l'altro prevede un'assistenza notturna maggiore rispetto a prima. Questa assistenza storicamente veniva data una volta dalle suore, ci avevamo, se vi ricordate, quattro suore, e la notte quella era quasi a tempo pieno, si suonava il campanello, la suora in qualche maniera scendeva a quel paese e non ci mandava nessuno, sento, perlomeno sul piano religioso si controllavano. In questo momento purtroppo le suore non ce l'abbiamo, il personale costa e l'abbiamo dovuto anche reintegrare dando un servizio migliore ai signori che sono lì presso la casa di riposo. Poi parliamo dell'energia pubblica e per quanto ci riguarda, non so se avete visto anche un articolaccio sulla stampa, comunque è intenzione di questo ente di in qualche maniera aggiornare tutto quello che è l'impianto della pubblica illuminazione, e aggiornarlo con quelle che sono le nuove tecniche, le nuove lampade a minor consumo, le famose lampade a LED. I costi sono molto importanti, per cui la proposta migliore che abbiamo avuto è quella che riteniamo di seguire, e quindi di aderire a una proposta di Enel X. E questa proposta ci costerà circa 26.000 euro per l'anno 2022, se riusciamo a partire a ottobre, e 90.000-92.000 euro per gli anni a venire. Questa proposta prevede che l'Enel X prenda la gestione di tutti i punti luce, li aggiorni tutti, metta lampade a basso consumo e insomma ci dia la possibilità di avere una struttura moderna e efficace, cosa che il Comune non sarebbe mai riuscito a fare. E vi ricordo che Enel X è l'unico concessionario della Consip, per cui da questo punto di vista è una garanzia, perché anche l'energia elettrica che ci offre, il costo dell'energia non ci viene data sulla base di una contrattualità che ci potrebbe vedere perdenti, perché siamo una piccola realtà. Immagino che un comune grande possa essere molto più appetibile rispetto a quello piccolo. No, qui c'è una convenzione tra Enel X e Consip, per cui le tariffe sono le stesse per tutti. Terzo punto, gestione mensa scuola primaria. Credo che sappiate, non so se lo sapete, ve lo anticipo, i due addetti comunali che in questo momento collaborano nella gestione della mensa, in particolare il cuoco e la signora Latini, sono prossimi ai pensionamenti. Il cuoco dovrebbe andare via credo il 30 giugno e la signora Latini credo a fine anno. Adesso poi sono decisioni loro, che probabilmente potrebbero in questo momento non essere definitive, ma pensiamo che possano andare così le cose. Per cui, alla luce di queste variazioni che ci saranno e viste le esigenze di dare un servizio migliore possibile ai ragazzi che usufruiscono del servizio mensa, considerando le dimensioni della nostra struttura che ci porta ad avere dei costi, essendo non elevatissimo il numero dei pasti che forniamo, e visto quello che hanno fatto i comuni a noi vicino, parlo di Matelica, parlo di Castelremondo, parlo di Gagliole, parlo di Serravalle, insomma, ecco, tutti quanti si sono affidati a ditte esterne che gestissero sul posto con un servizio di cottura degli alimenti sul posto. Questi, con tutte quelle che sono le procedure previste dalle ASL, con tutti i menù dedicati ai ragazzi, con tutte le massime attenzioni, e è nostra intenzione insomma trovare un bando, fare un bando per affidare il servizio mensa ad esterni.
In questa maniera recupereremo due unità, una delle due che potrebbe avere un periodo di ancora di permanenza più lungo potrebbe essere utilizzata in comune come messo comunale e quindi andremo a risparmiare dai nostri conti circa 16.000 euro per raccomandate che stiamo facendo in questo momento su base annuale. A quel punto il messo porterebbe la comunicazione direttamente a domicilio, sarebbe un risparmio notevole per le nostre casse. Comunque ecco, dicevo che in questa contabilità andremo a risparmiare i costi del personale, andremo a risparmiare i costi dell'acquisto del cibo, avremo una fattura che in questo momento sulla base di 13.500 pasti è considerata sui 75.000 euro, che in buona parte verrà pagata dagli utenti con il buono mensa, col ticket mensa. Ticket che non è nostra intenzione di aumentare, in questo momento se non sbaglio è 5 euro o a testa o 4 euro e mezzo qualora siamo in presenza di fratelli che usufruiscono dello stesso servizio. È nostra intenzione integrare eventuali differenze tra quello che paga l'utente e quello che andremo a pagare noi a chi prende il servizio. Obiettivamente i 5 euro che si pagava una volta con gli aumenti che ci sono stati non sono più nel mercato, i comuni a noi vicini pagano cifre molto più importanti, il comune di Matelica mi pare sta sui 5,60, 5,70 da quello che abbiamo visto a Pasto, e Matelica ha avuto la fortuna di rinnovare il servizio già da prima della bufera, per cui dovremmo essere bravi a trovare comunque un gestore affidabile, competente, che dia sicurezza, che dia ascolto, che sia sul posto, che tratti bene i ragazzini e che insomma non ci faccia il tutto con un prezzo accettabile. Ultimo, gestione asilo nido. Voi siete qui da prima di me, avrete visto il bagno di sangue che ci abbiamo annualmente sulla gestione dell'asilo nido. Un bagno che ci porta a perdere circa 90-100.000 euro all'anno di costi a carico dell'ente, considerando che abbiamo 20 bambini, è un costo assurdo per la gestione di 20 bambini. Probabilmente se avessimo più posti potremmo fare qualcosa di meglio. È nostra intenzione in questo momento verificare la possibilità di allargare quello che è l'asilo nido, cercando di avere ulteriori spazi per mettere altri, se in questo momento sono 20 bambini, almeno altri 10 lettini, dando la possibilità a chi chiede di portare il bambino presso di noi di accettare questa richiesta, perché in questo momento in molti casi dobbiamo dire di no, dobbiamo rifiutare. Per cui avere non più 20 posti, ma averne 30, aiuterebbe sicuramente ad avere un ingresso di rimborso di quota parte sulle spese generali maggiore, ma potremmo anche tentare di dire a qualche cooperativa dire che guardate, il locale è nostro, l'energia elettrica la paghiamo noi, il riscaldamento ve lo paghiamo noi, vedete se vi interessa gestire questo asilo prendendovi il carico di dire di fare una gestione sui bambini, dandovi non più però 20 posti, perché 20 posti è ingestibile, ma magari con 30 posti. Probabilmente sarebbe una cosa che potrebbe allettare qualche cooperativa, qualche situazione di piccola impresa. E ecco, sicuramente tireremo avanti adesso la gestione del nido fino al prossimo 30 giugno, ci mancherebbe, però è nostra intenzione dal prossimo anno di aggiornare quella che è la situazione attuale. Insomma. Tutto qui, grazie. Grazie Assessore per la spiegazione della manovra. Chi vuole intervenire? Cedo la parola subito a Marco Zamparini, prego. Grazie. Allora, un attimo faccio due appunti sulle maggiori uscite, che se avete il foglio sotto mano. Ho visto che c'è maggiori uscite anche sull'indennità carica da sindaco e gettoni di presenza, 1.100 euro se non erro, vorrei capire per che cosa. Questo del Consiglio Comunale e Sistemi di Conferenza l'avevo capito che era su disavanzo. Altra cosa è assistenza scolastica prescuola, dopo scuola, capitolo 898, qui è giusto che rimarco,
Avete battuto per quanto tempo? Che se poteva fa gratis. Non so se mi ricordo bene. Eravate andati a parlare anche col vecchio sindaco. Quindi se poteva fa gratis questo servizio, mi sembra che se spende 20.000 euro l'anno, se non erro. E quindi anche qui probabilmente un po' di magia c'è stata. La raccolta RSU, gestione smaltimento, centro ambiente, è sempre sotto allora, questa è 64.000 euro, quindi andrà a aumentare la raccolta di RSU e gestione. Sulle maggiori uscite vedo che c'è 64.000 euro. Direi che è giusto. 1.200. Sempre sul capitolo 1.200, spese appalto, gestione, spazzamento, aree pubbliche, anche qui 12.000 euro, se non leggo male. Quindi ecco, spazzamento, aree pubbliche, mi viene da ridere, perché se vi fate in giro quel paese, tranne il centro probabilmente che è quello più in vista, se vi fate in giro del paese, visto che il sindaco all'inizio ha polemizzato pure sulle foto, nelle foto, no? Giusto? Che non dovevamo stressare, non era rivolta, no? Allora ho capito male io, anche se erano precedenti al disastro che c'è stato adesso. Però certo, se parliamo di spazzamento, io neanche ce la metterei sta voce per come è messo il paese, con le piante così alte lungo le vie. Però, dopo io sono sempre polemico, ma va bene così. Volevo capire anche retribuzione e risultato dipendenti titolari di P.O. C'è diverse voci, che parte 2000, 257, a chi è rivolte questi oneri, rinnovi contrattuali. Altra cosa, e mi collego anche giustamente a quello che ha detto adesso l'assessore Cesaroni, nuovo appalto a mensa scolastica, fornitura pasti, 75.000 euro. Io è giusto precisare pure che non c'è solo la visione che ha illustrato l'assessore Cesaroni. In Comune Matelica su diverse cose pubbliche, comunali, si basa sull'ISE, non è solo il Comune di Matelica, quindi è già una cosa un po' diversa. Tipo Fabriano, fa l'esempio di San Michele, ma non perché conosco com'è la gestione. C'è roba a chilometro zero, c'è biologico, c'è il Papa Fish, quindi dopo bisogna vedere uno come intende, perché se sento dire che mi viene una mensa, cioè una struttura, penso che sia mobile, questo non lo so, non l'ho capito bene, quindi ce lo dovrete spiegare meglio. Una struttura mobile con il catering, perché è in catering fondamentalmente, è un po' diversa da una mensa che c'è nel territorio, non solo questa di San Michele, ma diverse, col chilometro zero, col Papa Fish a livello regionale che dà dei contributi, quindi anche qui è una visione. Io capisco il risparmio, però basta su questo. Volevo dire che è giusto, bene, che se faccia il contratto con NLX, ma è altrettanto vero, lo sappiamo tutti, il sindaco mi correggerà se sbaglio, che l'impianto è obsoleto, era stata sistemata, cioè è inutile che famo la cornicetta sopra, il LED. No, l'hai fatto tutto. Oh, ecco, non si era capito questo, però va bene, posto. No, perché non si era capito, quindi se era solo il LED, dico, cioè fammo la cornicetta sopra, poi sotto il marcio, quindi già che viene fatto l'impianto, bene, ben bene. È ovvio anche lì, ritorno a dire buoni pasto, 5 euro, ma capite pure che chi ha due figli, con gli aumenti c'è stati per i comuni, ma gli aumenti c'è stati anche per le famiglie. E ritorno a ripetere, a battere, che l'ISE secondo noi è la strada maestra, che tanti comuni, perché tanti dicono sull'ISE poi dopo c'è chi paga meno, quindi ci saranno meno entrate, è equilibrato con l'ISE, non è così. E poi tutta sta bella cosa, io per carità, però sulla materna non ci deve venire medie, quindi strutturare tutto, allargare adesso, spostare, io non so come verranno fatti, cioè, inizia ad essere un po' un banasma sta materna. Ah, già c'è stato portato l'asilo, è stato fatto i lavori così, a butta su, perché non è strutturale il lavoro. In più poi adesso se lo vogliamo allargare, poi dopo sarà sventrata per portarci le medie. Io per carità. Altro non, per adesso non c'ho da aggiungere, sarà sulle entrate, che poi le dirò in una seconda battuta sulle entrate, perché c'è diverse cose che non ho capito.
Ok, ecco, era solo questo. Ho detto un po' tante cose, però ecco, in linea massima era questo. Grazie. Io mi grazie consigliere Zamparini, risponde l'assessore. Mi permetto soltanto Brizio. Di dire, di dividere magari le risposte tra quelle che sono contabili e precise, tipo tutto quello che gira sul capitolo 1200, che soltanto sono giri tra capitoli a costo zero. E per queste parti qui risponderà la dottoressa Ricci. Secondo me invece il sindaco è chiamato a rispondere sui discorsi di natura politica per quello che riguarda quello che farà, che intende fare questa amministrazione. Grazie assessore, risponde la dottoressa Ricci, prego. Dunque, per quanto riguarda la parte della raccolta e smaltimento, giustamente ha evidenziato le maggiori spese, però ci sono anche le minori spese, mi riferisco al capitolo ad esempio di uscita 1200/10, dove proviamo. Allora, dicevo, abbiamo appunto prima evidenziato le maggiori uscite, però ci sono anche dei capitoli tipo il 1200/10 di minori uscita. Questo è, faccio riferimento a questo perché sono meno 60.000 euro, sempre riferiti appunto allo smaltimento rifiuti. Questo spostamento di poste da un capitolo a un altro è stato richiesto al responsabile del servizio per un discorso magari di impostazione delle spese stanziate, quindi magari hanno avuto più costi sul discorso del centro ambiente, smaltimento dell'RSU e meno sui rifiuti magari differenziati, quindi mi hanno chiesto questo spostamento, quindi più che altro un discorso tecnico, non c'è una maggiore spesa essenzialmente. L'altra, se non mi ricordo male, era il discorso delle cariche e dell'età degli amministratori. Quello dipende dal fatto che se ci sono delle variazioni nel profilo soggettivo personale dell'amministratore, possono anche cambiare le indennità. Sapete che c'è delle percentuali in base al profilo personale, quindi ci sono state delle variazioni, pertanto abbiamo adeguato il bilancio alle variazioni intercorse. E per quanto riguarda se non erro c'era il discorso delle PO, PO sta per posizioni organizzative, la retribuzione di risultato è una posta contrattualmente prevista per le posizioni organizzative, quindi è stata adeguata in base ai nuovi parametri. C'era altro, ma non mi ricordo, se un attimo mi suggerisci quali altri voci chiesto. C'è stata proprio una variazione tra capitoli. La distribuzione di questi lì dei titolari. Perfetto, quindi io a livello tecnico ho terminato. Grazie dottoressa, la parola adesso al sindaco per la risposta politica, prego. Allora, io qui ho un appunto del preposto scuola gratuito. Certamente avevamo trovato all'epoca, non so se il cellulare. Allora, dicevo, per il preposto scuola certamente avevamo trovato una formula, se non sbaglio 5 anni fa o giù di lì, che grazie alla quale sarebbe stato gratuito. Ovviamente abbiamo fatto dei ragionamenti in questo senso, sarebbe interessante riportarlo a quelle condizioni. All'epoca facemmo una riunione dei genitori dove ovviamente loro erano disposti ad aumentare la retta e questo bilanciava un po' la gratuità da parte del comune. È un discorso che rimettiamo in piedi, anche perché è un costo veramente alto in considerazione anche del numero delle unità dei bambini, soprattutto per il posto scuola, che sono veramente pochi. E quindi comunque è un discorso che riprendiamo senz'altro, perché come vedete stiamo operando delle modifiche proprio per consentirci più libertà a livello di bilancio, perché la situazione del bilancio di Cetodesi, non sapete tutti che è abbastanza critica, per cui questa cosa sicuramente la rimetteremo in piedi il prima possibile. Per quello che riguarda Enel X volevo fare due precisazioni. La prima è che noi stiamo valutando di dare questo lavoro ad Enel X.
quindi nei prossimi giorni vedremo. Perché dico stiamo valutando da Lonelix? Perché come ha spiegato l'assessore Cesaroni, essendo una ditta convenzionata con una società convenzionata con Consip, ovviamente non c'è bisogno di fare gare, si può fare anche un affidamento diretto. E, ovviamente non è solo il cambio delle lampade, ma una ristrutturazione complessiva di tutta la rete dell'illuminazione pubblica. Quindi questo significa la sostituzione, per esempio, dei pali che sono in gravi condizioni, e ce ne sono diversi, la tinteggiatura di quelli che si stanno arrugginendo, comunque che si stanno rovinando, poi la sostituzione e l'adeguamento di tutti i quadri, e anche la possibilità di avere un impianto tecnologicamente più avanzato, perché è nostra intenzione, questo è naturale che sia così con i tempi che corrono, posticipare l'accensione della luce e anticipare lo spegnimento la mattina. Questa cosa sarebbe difficile da attuare con l'impianto che abbiamo in questo momento, perché funziona con il crepuscolo praticamente, quindi sarebbe da mettere dei timer, ma diventa una cosa molto artigianale e poco, diciamo, ben fatta. Per cui con il nuovo impianto che sarà rifatto contiamo di sistemare tutta questa questione. Poi peraltro, come sapete, quando ci sono degli acquazzoni temporali o in situazioni particolari è frequente che alcuni quartieri restano al buio, e quindi a nostro parere tutto l'impianto di illuminazione pubblica ha bisogno di un rifacimento. Quindi con Enelix si sta operando in questo senso, è un'intenzione che vediamo se riusciamo a tramutare in un affidamento. Per quello che riguarda i lavori che devono essere fatti alla Materna per implementare l'asilo nido, in realtà è una cosa sulla carta abbastanza semplice. Dobbiamo tagliare un salone che è molto grande, che adesso è compreso nella scuola materna, che verrà inglobato nell'asilo nido. Poi ovviamente dovremo chiedere gli accreditamenti per maggiori unità, per maggior bambini. Per cui pensiamo che sia un'operazione molto snella. Per quello che riguarda i costi, diciamo che dovrebbero essere molto contenuti. Per quello che riguarda il fatto di portare le medie, ovviamente sì, ma quando la scuola sarà realizzata, quindi in questo momento mi sembra che siamo ancora in alto mare. E voglio precisare che non siamo in alto mare per i ritardi dell'amministrazione, che invece ha lavorato in maniera proprio assidua. Siamo in alto mare per rincari che stanno spostando letteralmente il contributo a cifre molto più alte che l'USR e la struttura commissariale devono trovare il modo e la forma di finanziamento. Per cui c'è un'interlocuzione continua con entrambi, ma questo non riguarda il comune di Cetodesi, ma tutti i comuni del cratere e soprattutto tutti quelli che devono ricostruire le scuole. Per cui non siamo in grado di fare delle previsioni in questo momento, quindi questo adeguamento dell'asilo nido è cosa che facciamo in virtù del fatto proprio che qualche anno sicuramente potrà funzionare in questa maniera. Poi, per quello che riguarda la mensa, ovviamente noi abbiamo in questo momento un'eccellenza per quello che riguarda la mensa delle scuole, questo è fuori discussione, ma ci proponiamo di mantenere la stessa eccellenza. Ovviamente nel bando ci saranno delle prescrizioni di utilizzare prodotti a chilometro zero, verrà utilizzata la cucina della scuola, quindi una parte degli elaborati verranno fatti proprio lì nella nostra mensa, e starà a noi costruire un bando che consenta di mantenere la stessa qualità e lo stesso tipo di servizio per i ragazzini. Come ha detto l'assessore, calmireremo in ogni caso il prezzo, perché comunque ovviamente adesso tutto sta aumentando, quindi non possiamo permetterci di gravare maggiormente anche sulle famiglie, quindi per quello che possiamo fare lo faremo senza dubbio. Per quello che riguarda invece il discorso lì delle foto, non so cosa stessi alludendo, io l'osservazione che ho fatto in apertura è che qualcuno mi manda l'osservazione perché ci sono dei cespugli. Adesso, insomma, con tutto il rispetto, li faremo tagliare, perché non è competenza del comune queste segnalazioni che riguardano cespugli sui marciapiedi, perché è competenza di Ancona Ambiente. Ovviamente sollecitiamo in ogni maniera, come competenza di Ancona Ambiente, anche lo spazzamento delle varie strade. Noi adesso con Ancona Ambiente stiamo mettendo a punto un piano di recupero dei materiali
di scarto, insomma, dell'alluvione, e non è una cosa, vi assicuro, non è una cosa molto semplice, perché quando si tratta di rifiuti bisogna seguire una procedura abbastanza articolata, e da parte della ditta c'è un'assoluta collaborazione. Per quello che riguarda questi fattori non è che siano di secondaria importanza, ma lo sono in questo momento sicuramente. Per cui l'attenzione c'è e cercheremo di fare il meglio. Abbiamo visto che in parecchie strade con l'alluvione parecchie strade si sono riempite anche di ghiaia, e ovviamente penseremo anche allo spazzamento, alle pulizie di queste strade, ma capite che hanno una priorità secondaria rispetto a tutta l'agenda che abbiamo in questo istante. Grazie Sindaco per l'intervento. La parola adesso a Simone Boa, al consigliere, prego. Grazie, allora io cerco di tenermi brevissimo perché effettivamente il grosso l'avete trattato, quindi bene. Rinnovo l'invito a considerare l'idea di utilizzare l'ISEE se possibile per quanto riguarda il rendere progressivo il pagamento della mensa, non peraltro che questo paese ha un bisogno secondo noi viscerale di progressività per quanto riguarda le spese per le famiglie, soprattutto per quanto riguarda i servizi sociali pubblici. Soprattutto purtroppo non ho le competenze per mettere sul tavolo una proposta concreta, ma un altro passaggio che si potrebbe fare al momento dell'esternalizzazione del servizio è vedere se, mettendo all'interno del bando il dovere di utilizzare una percentuale di fonti vegetali all'interno della dieta, non si riesca a diminuire il costo, sempre tornando a fare i conti in tasca a quelli che poi dopo lo andranno a pagare il servizio, e l'impatto ambientale. Questo si metterebbe a fianco al discorso del chilometro zero. Quindi fondamentalmente questo bando sembrerà estremamente... sembra che ce la tiriamo, però se andiamo a vedere in realtà, facendo così, secondo noi ne beneficiano tutti i cittadini in salute e sul portafoglio. Poi dopo, in realtà io avevo delle curiosità che forse me le sono perse per strada, perché le versioni sono state tante, effettivamente sono state elencate, ne sono state elencate molte, ma su questi 1.100 euro di indennizzo a carico sindaco e gettoni presenza, che vedo che sono aumentati, e poi semplicemente le ultime voci, la 1904, 5 e 6, potenziamento controlli, queste 7.800 euro in più, non so se è stato già risposto, e gli interventi in conto capitale, soprattutto questi 13.000 euro, forse ho fatto la figuraccia perché me li potrei benissimo essere persi per strada, e anche l'aumento sulle misure di assistenza e previdenza per il personale di polizia municipale, se nel concreto, nel pratico, non ho capito a cosa si vanno a riferire. Quindi poche domande, spero meno confuse possibili. Grazie. Grazie consigliere Bova. Chi risponde? La dottoressa Ricci, prego. Sull'indennità gli amministratori avevo risposto, forse probabilmente non sono stata molto chiara, perché facevo riferimento al cambiamento di posizioni soggettive, cioè ossia se c'è un amministratore che magari al momento in precedenza aveva una posizione lavorativa di un certo tipo, mentre cambia la sua posizione lavorativa, variano anche le percentuali dell'indennità. Quindi a quello si riferisce, un ricalcolo fino a fine anno della situazione soggettiva di un amministratore. Per quanto riguarda il discorso delle spese, i capitoli di spesa della sicurezza, sì, quelli sono riferiti a cioè una maggiore entrata nell'anno 2023 per proventi da sanzioni del codice della strada. Questi proventi, in entrata chiaramente, generano un accantonamento in uscita per fondo crediti di dubbia esigibilità, e il 50% dei proventi vanno poi accantonati per legge in maniera, secondo diciamo, determinati parametri, c'è cioè proprio una norma, no? Apposita. Quindi diciamo, le previsioni di entrata al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità vanno ripartite al 50% in quei capitoli appunto che stavi elencando, proprio come utilizzo vincolato per quelle finalità, secondo la normativa. C'era qualcos'altro? No, no, era solo questo, grazie. No, scusa, che non va. Grazie dottoressa Ricci, la parola adesso al consigliere Galli, prego. Okay.
Allora, io il mio è un discorso di natura politico, nel senso che, visto e considerato che, da come ho capito, non è per il momento che si costruirà la nuova scuola, io vi esorto e esorto il Consiglio Comunale di maggioranza a questo punto a pensare bene di cambiare l'ubicazione della scuola lì dei giardini, visto anche alla luce dell'alluvione. Perché non si può costruire una scuola su un terreno riportato, e guardate il cratere che si è formato lì dal gioco, ci sono andata a vedere, ci ho fatto le foto, c'è un fiume intubato. Premetto che a Cerreto c'è chi ha perso l'orto per aver intubato un fosso, adesso con l'alluvione. Io vi esorto a ripensarci, qualsiasi altro posto. Tra l'altro, quella zona è quella più brutta, rossa, se ci sono scosse telluriche. Questo fiume intubato, sono stati fatti i lavori di manutenzione? A che stato sono? La caratterizzazione del suolo, come ho visto dalla perizia geologica, perché la mia non è una polemica, vi giuro, non prendetela come una polemica, perché cambiare idea non è segno di debolezza. Guardate, io ve lo chiedo come consigliere di minoranza, ve lo chiedo come cittadina, ve lo chiedo come mamma, ve lo chiedo come insegnante. La scuola lì ci avrà tante, tante aule seminterrate, perché mi sono vista anche il disegno. Ripensate dove fare questa scuola, qualsiasi altro posto mi va bene, ma quello non è idoneo. Io mi muovo, non sono solita muovermi, questa volta lo farò, perché non possiamo piangere dopo. Sì, sono provata, perché ho tanti alunni che hanno perso casa e genitori e il lavoro, e mi vengono a scuola chiedendomi se possono mangiare lì, perché non lo possono fare là, perché non hanno la luce, la corrente da parecchi giorni. Quindi sono provata, sì, ok, sono fatta così. Pensateci, io chiedo, perché il consiglio di minoranza, i consiglieri, ok, Gian, io lo chiedo a voi, lo chiedo, ripensateci. Alla luce, guarda, mi va bene i 30 posti per l'asilo nido. La mensa è fiore all'occhiello di Cerreto, di tutte le marche. Esatto, lo so. No, questo fa parte, mi dispiace, mi ci riaggancio perché fa parte. La mensa, no, la mensa, appunto, centralizzata, mi va bene e tutto, però ecco, ripensiamoci, veramente. Poi sulle variazioni, che devo dire? Cioè, non si può sempre, una volta si diceva mannaggia sedere se la coperta è corta, qui la coperta non c'è più, è questo il problema, che non c'è più. Quindi alla luce di questo, visto che sono 285 ragazzini, visto che abbiamo perso definitivamente, perché dall'anno prossimo saremo accorpate con l'Aldo Moro, avere un volo scolastico qui poteva significare che era Fabriano che veniva accorpata a noi, apro anche questo, fa parte sempre, no, fa parte. Perché fa parte, perché io mi aspettavo una variazione anche più corposa, se proprio la devo dire tutta. Sì. Ecco, io taccio, non dico più niente, però l'ho fatto l'appello e l'ho fatto che si senta. Grazie consigliere Galli, risponde il sindaco, prego. Allora, ripeto, non è argomento di questa seduta, ma ovviamente mi impone una risposta. Non voglio aprire una discussione, perché, ripeto, non è argomento di questo Consiglio Comunale. Porto una mozione o qualsiasi cosa del prossimo Consiglio e se ne parla. Però, ovviamente, siccome c'è una registrazione, non posso far passare le idiozie che sono state dette in questo momento. Quindi le controbatto un attimo. Allora, le aule seminterrate non è vero. Perché la scuola viene realizzata su più livelli, perché c'è un dislivello naturale e viene adeguata sul dislivello della morfologia naturale. Va da sé che il terreno vegetale in una qualsiasi costruzione viene scorticato e vengono fatte le fondazioni sotto, per cui questo è naturale, ma questo dappertutto. Però la scuola è adagiata sul pendio, cioè ci sono delle scuole che non è che sono adagiate, sono più basse perché la quota è più bassa.
Ovviamente non abbiamo pensato di pianeggiare tutta l'area, perché sarebbe stato un lavoro mastodontico e irrealizzabile. Quindi questo per essere chiari. Poi non è che uno fa la scuola, il terreno è inquinato, quello che l'altro, ci sono tutte le condizioni vengono prese in considerazione, perché il nulla osta non è che lo diamo noi, noi abbiamo un'idea che viene approfondita da dei tecnici, da dei professionisti, e quindi esiste un piano di caratterizzazione dei terreni, per cui è tutto fatto secondo la norma di legge, quindi questo tu puoi fare tutti i controlli che vuoi, ci mancherebbe altro, ne hai facoltà, ne hai diritto, però non puoi venire a dire che c'è un problema di inquinamento dei terreni, nel modo più assoluto. La caratterizzazione è un obbligo di legge, come anche la regimazione delle acque, come anche quella che viene detta l'invarianza idraulica. Per cui viene tutto, viene diciamo articolata una struttura anche per quello che riguarda le infiltrazioni nel terreno e il loro drenaggio, spostamento verso delle aree. Quindi non è che uno va lì, mette giù, va lì con la betoniera, mette giù e fa la fondazione. Poi, il fosso intubato è una cosa che non passa sotto la scuola, forse non ci siamo capiti. Il fosso intubato è distante dalla costruzione. Esiste la costruzione che, diciamo, tra virgolette è più vicina al fosso, ma non è poi così vicina, ma che è più vicina al fosso, sarà la palestra, che verrà realizzata su pali. La palestra su pali dà una sicurezza estrema. Adesso, se voi non siete a corrente di come funziona un palo, di qual è la sicurezza che dà il palo, io adesso non ve lo posso star qui a spiegare. Diciamo, andatevi a vedere come funziona la palificata, sentite un ingegnere, sentite chi volete, però il palo è una tecnica di costruzione estremamente sicura, anzi per certi versi più sicura di una trave rovescia e per certi versi anche di una platea. Che questo si sappia. No, allora Marco, guarda, tu non puoi dire questo, perché io voglio sapere dopo adesso, quando rispondi... La normativa dice di evitare fondazioni speciali. Ma il palo non è una fondazione speciale, perché io sono stato all'USR e a un certo punto il tecnico dell'USR, quando sono andato a parlare per la scuola, questo non più di un mese fa, e non ha battuto ciglio, ha detto: beh, su pali è normale, ne facciamo tante su pali, è una cosa regolarissima, l'abbiamo chiesto noi. Quindi io penso che questi tecnici abilitati a esaminare questi progetti ne sappiano sicuramente più di me, ma penso anche più di te. Poi, detto questo, per quello che riguarda l'amplificazione sismica, il palo agisce esattamente come una fondazione superficiale, per cui non è il problema dell'amplificazione sismica, bisogna sapere di cosa si sta parlando. L'amplificazione sismica è un parametro che ci dice che a determinate frequenze l'onda sismica genera un'amplificazione. Quindi, una volta che si conosce il dato, in sede di progettazione si fa in modo che la struttura non vibri a quella frequenza di risonanza, detta di risonanza. Quindi è una cosa semplicissima, bisogna stare attento quando parliamo, quando creiamo l'allarmismo, perché questo, insomma, non è il caso, perché lì ci sono dei progettisti seri che si assumono la responsabilità, che firmano dei documenti, che sono stati incaricati da noi. Non siamo noi che firmiamo le relazioni tecniche e i progetti, li firmano queste persone che vengono pagate da noi, ma si assumono una fortissima responsabilità, come ben capisci. Ultimo punto, non dico niente sull'autonomia scolastica, perché ovviamente questo era una morte, diciamo, a cui siamo in ogni caso destinati a raggiungere. Come tu ben sai, su questo argomento credo che io non debba insegnarti nulla, però è evidente che lo spopolamento, unito a mille altre questioni, genera l'impossibilità per l'Istituto Italo Carloni di mantenere l'autonomia, che oggi è a 300 alunni in deroga, attenzione, in deroga, mi sembra fino al 2024, in altre zone è rimasto a 500, per cui diciamo che mi sembra lungo la costa sia ancora 500, ma non ne sono sicuro. Però a parte questo, siamo sempre in deroga, perché altrimenti saremmo a 400. Quindi per noi, fuori dalla deroga che è stata concessa per il cratere sismico, eccetera, eccetera, è evidente che non possiamo pensare di rimanere autonomi. Lo saremo per quest'anno. Abbiamo provato, peraltro, a fare un'azione di natura politica per avere amministrativamente annesso al nostro istituto comprensivo altre scuole, chiedendo, diciamo, un'azione a un comune limitrofo, che però non è andato a buon fine. Era un tentativo, diciamo, come si dice, una speranza
che avevamo, ma è stata vana, ma ecco, ci abbiamo in ogni caso provato. Quindi ecco, non è che noi eravamo in grado di assoggettare l'istituto competitivo di Italo Carloni o un istituto competitivo di Fabriano. Questo è una bestemmia se uno dice una cosa del genere. È esattamente il contrario, perché parliamo, non so, mi sembra che l'Aldo Moro, giusto per fare un nome a Fabriano, abbia 1200 bambini, noi abbiamo 280, quindi il contrario mi sembra una cosa poco possibile. Grazie. Grazie Sindaco. Allora, io torno sul punto. No, ma poi gli do la parola. Il problema è che dobbiamo rimanere in tema. Giustamente l'ho lasciata parlare, ho permesso anche di rispondere al Sindaco, ma stiamo parlando di bilancio, quindi non è il caso di andare fuori tema, perché non lo vedo necessario. Se poi arrivano delle mozioni, interpellanze o interrogazioni, parliamo anche tutta la serata, se volete, di questa cosa. Però rimaniamo in tema, ok? Quindi parliamo di bilancio, non andate fuori tema, lo chiedo per favore. La parola adesso alla consigliere Galli, prego. Io non ho detto che il terreno è inquinato, perché ancora la caratterizzazione non è stata fatta. Poi io mi sono espressa in modo sempre educato. Basta dire idiozia, ok? Perché mi sento offesa, perché la vedo sul personale. No, e chiudo qui. Una risposta è cortesia. Grazie consigliere Galli. Ok, se è una risposta di cortesia, va bene, la parola al Sindaco, prego. Allora, ovviamente io ho stima del consigliere Galli, che con il quale tra l'altro al di fuori di questo consiglio comunale credo di avere un buonissimo rapporto. Io ci mancherebbe, stimo anche e accetto ogni critica e ogni punto di vista, però l'intervento a mio parere, che non era consono agli argomenti della discussione della giornata, messo lì in questa maniera, siccome siamo in presenza di una registrazione e verrà vista da qualcuno a casa, mi sembrava, ecco, come dire, una sorta di spot pubblicitario per avallare una teoria contro le nostre scelte, per cui per questo ho risposto. Detto questo, mi scuso se nei modi non sono stato, diciamo, estremamente cortese, anche se non me ne sono accorto e non lo so se non lo sono stato. Però in ogni caso mi scuso preventivamente, perché non vorrei mai intaccare il nostro rapporto. Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Consigliere Zamparini, prego. Allora, come dicevo prima, sulle maggiori entrate, vabbè, l'avanzo libero l'avevo inteso da solo, vista la mia ignoranza, ma c'ero arrivato. Introiti per il palazzetto, ho saputo poco tempo fa che, se non erro, è che è mia intenzione accusare qualcuno, ma gli stessi finanziatori della società che lo occupa e gli stessi che c'ha la ditta che l'ha preso, dovrebbe essere una roba del genere, io non ci ho capito più di tanto, però mi pare che ruota sempre intorno lì. Chiaro che si è presentata una ditta sola, non ho capito perché. Oh, qui i complimenti ve li devo fare qui però, in totale tranquillità, proventi le contraddizioni che sarà il semaforo sicuramente, cioè trovate una pace con quel semaforo, una sera spento, giorno acceso. Poi io ne ho prese tre, come indeficiente alle 5:26 la mattina, io già non capisco la maggiorazione che in Cristo se alza alle 4:50 la mattina e prende 600 euro, mi ha messo in ginocchio, io sta cazzata, non la concepisco. E i pedoni, come si fa in altri comuni, mettete i lampeggianti, mannaggia la miseria. E poi chi lo chiama, gli scatteranno, ma può stare che 180.000 euro di multe, siamo tutti deficienti? Sti trenelli, l'ho visti tanti anni fa da altre amministrazioni. Trovate una quadra su quel semaforo, perché non vabbè, anche lo stop che è tanto appiccicato, io per carità. Però, e vorrei vedere una statistica degli ultimi 20 anni quanti incidenti c'è stato a quel semaforo. Se qualcuno mi risponde, io giustifico le telecamere. Le giustifico, ma qualcuno mi deve rispondere su una statistica con numeri alla mano quanti incidenti c'è stato su quel semaforo. State a fare sciacallaggio sulle le tasche dei cittadini, perché questo è un atto politico, questa è una scelta politica, punto. Che non è che la condivido, la condanno proprio. E concludo, e il Presidente mi lascerà di sta cosa anche a me su quel tema di prima,
Candiano e Sassoferrato. A Candiano, se la piazza l'avevi vista allagata, è perché c'erano due fossi tombati che sono implosi. Quindi il sindaco, quando dice, secondo me una stupidaggine, quando dice non sta sopra il fosso, viene a fangire a Sassoferrato e poi vedrai quello che è in grado di fare un fosso intubato con la pressione dell'acqua. Io tutta sta sicurezza ai fossi buoni ce l'avrei, io ci ragionerei bene, come ha detto Katia, ma è chiaro che se siamo nelle forze e tutta legittimità di portare a conoscenza tutta questa situazione, nessuno ha detto che i terreni inquinati è. Quel sondaggio non è stato ancora fatto perché si può fare anche 15 giorni prima, quindi. Però nessuno sta accusando nessuno, però io ho una responsabilità del genere con un fosso tombato, dopo quello che ho visto, quello che è capace di fare la natura, io fossi in voi, al di là chi firma è, il sindaco è sempre il primo responsabile. Davide lo sa questo. Firma gli ingegneri, è normale che firma, gli diamo 180.000 euro, non ho visti dei progetti in giro, cioè basta guardare il Morante, cioè, non stiamo a fare ste robe, no? Ecco, ragionateci bene, perché è un fosso tombato e venite a fare in giro sulle zone lassù alluvionate, quelle più serie delle nostre, non che noi non ci abbiamo avuto nulla, per carità, però venite a fare in giro e andate a vedere a Candiano quello che è, che ha fatto un fosso, un fosso tombato, ha devastato una piazza. Grazie consigliere, ho concesso anche a tutte e tre adesso le parti politiche di andare fuori tema, direi di chiuderla qui, adesso facciamo intervenire nuovamente il sindaco, però vi chiedo la cortesia di non tornare su questo argomento, rimaniamo sulla variazione di bilancio, prego sindaco. Giusto 10 secondi mi si devono, oggi ho fatto l'intervista, cioè avevo 15 secondi per la par condicio, me lo date, datemene 10. No, io delle scuole dico solo che ovviamente è tutto calibrato, cioè adesso non bisogna lavorare di pancia. Se io ho un fosso, ho un tubo che non è in grado di raccogliere la pioggia, è chiaro che questo crea dei problemi. La dimostrazione proprio pratica, in un certo senso, ce l'abbiamo appena avuta, non è successo nulla. Il cedimento di Katia, quello lì è una traccia di qualche filo elettrico, di qualcosa che è ceduto, non è certamente il fosso che sta a 100 metri, capito? Giusto per dire. Quindi è tutto calibrato. Quando si fa un progetto è commisurato all'opera, uno non può fare una fondazione stretta se vuole fare una cosa mastodontica, la farà larga, quindi è tutto, diciamo, calibrato in base all'uso. Chiuso il discorso. Volevo parlare invece del semaforo. Allora, ovviamente se voi avete bisogno di dati potete rivolgervi al Corpo di Polizia Municipale che vi snocciolerà tutti i dati di cui avete bisogno. Quello che io dico è che la scelta è stata di natura politica, perché è sorto il problema che questo incrocio generava problemi di sicurezza dovuti alla grossissima velocità delle automobili, e ci è stata segnalata da tantissimi cittadini che vivono in zona e non solo, se non sbaglio anche da 4 incidenti rilevati negli ultimi 4 anni, poi gli incidenti possono non essere rilevati, e quindi per noi c'erano delle condizioni di necessarie per poter monitorare questo semaforo. Ora, io parlo a uno che le multe le prende quasi regolarmente, non al semaforo, ancora non l'ho mai presa, però le prendo regolarmente, ma quando io prendo una multa, a parte la prima mezz'ora dove sono arrabbiato, poi mi rendo conto che la colpa è sempre la mia. Cioè, voglio dire, se un cittadino passa col rosso, alla fine passa col rosso, non può prendersi con il fatto perché lì si controlli che si passa col rosso, visto che è un incrocio uno dei più pericolosi. Comunque, da quello che mi viene, che mi è stato detto, da quando esiste questo semaforo le macchine vanno molto piano. Quindi diciamo, beh, io dico, Cassatura non è sul semaforo, però noi non possiamo monitorare la velocità su tutte le vie, capisci? Questa è una cosa impossibile. Va da sé che sta al buon senso anche dell'automobilista rispettare i limiti, non è che dobbiamo prendercela con le forze dell'ordine, un controllo che ti rispetta i limiti, è una cosa impossibile a tutte le ore del giorno e della notte, ci vorrebbe un po' più di educazione da parte degli automobilisti. Ma il semaforo ha fatto da buon deterrente, poi ovviamente uno si viene giù a 120, prende la multa, passa col rosso e può causare problemi. Abbiamo dei filmati che per privacy non possiamo mostrare, dove si vedono delle cose allucinanti, cioè
sorpassi di macchine che stanno ferme al semaforo rosso, sorpassi e gente che invade l'incrocio. Quindi credetemi, è un incrocio che è stato monitorato a forte buonsenso, a mio parere. Ecco, quindi ci tenevo a spiegarlo perché poi se andiamo a fare anche una statistica delle multe rispetto alle automobili che passano, effettivamente la percentuale è molto bassa. Per il palazzetto credo che Stefano sia più indicato a rispondere. Grazie Sindaco, la parola ora passa all'assessore Stefano Stroppa, prego. Allora Marco, non capisco l'allusione per le maggiori entrate del palazzetto. È stato fatto un avviso pubblico per la sponsorizzazione, poi vuoi perché diciamo la ditta ha un socio che è di Cerreto, vuoi per la contingenza economica del caso si è presentata solo questa ditta. Per quanto ci riguarda, per noi è un'entrata per 3 anni di quasi 20.000 euro, adesso non ricordo bene le cifre, e non vedo quale sia il problema, anzi è sempre qualcosa in più che viene. Grazie Assessore, di nuovo la parola a Marco Zamparini, prego. Non era nessuna allusione, era per dire quello che ti ho detto la volta scorsa, che siccome anche la società che occupa il palazzetto non paga nulla, è ora che qualcuno inizia, non è lo sponsor, levamo lo sponsor, bisogna che tutti quanti iniziamo a fare i sacrifici, tutti, dal calcio, dal Fabriano Cereto, all'APD, al bocciodromo, l'unico mi sembra che è il tennis, che si autofinanzia totalmente. Adesso non so se avete rifatto gli appalti, era solo per questo. Perché come ha ruotato sempre allo stadio, mi sembra che ruota sempre qui, cose a me non piace questo modo di gestire. Perché prima si accusava e fondamentalmente a 2 anni a sta parte anche allo stadio è rimasta la stessa cosa, Stefano. All'ultimo consiglio comunale era così. Se nel frattempo siete stati le volture, il sindaco dice no, ma io ho la registrazione dell'ultimo consiglio comunale. Ecco, però ecco, questo che deve essere una cosa, diciamo che no, equilibrata tra tutti, no? Se, non può essere che il tennis paga tutto e il bocciolo non paga, l'acqua la paga, il resto no, e il Fariano Cereto quello non lo paga, quell'altro non sarà intestato, la PD questo, cioè cercate di equilibrare tutto, i sacrifici li facciamo tutti considerando, e per portarvi un esempio lampante, io per di quota, casa mia paghiamo, per giocare, far giocare a Nicola Caccio 430 euro. Capite che a me al di là che ci gioca Nicola me ne sbatto altamente, se devo dire quello che penso lo dico comunque come l'ho fatto sempre. Quindi siccome vedo nel settore sport certe rivalità pure, certi modi di fare che non è secondo me di stile e di passione, voglio dire. Però ecco, cercate di equilibrarla, poi se la risposta sarà che l'avete equilibrata poi farò accesso agli atti, perché tanto chiaramente anche stanno avrete dovuto rifare qualcosa e lo stadio lo sta. L'ultima cosa, ho avvertito Alessandro il Vigile, è da giugno che perde un rubinetto, ma un getto, che se volete ve lo faccio vedere, sotto il bagno allo stadio. Ma getto per l'acqua chi la paga? Io ve l'ho detto e ve l'ho scritto anche, uscite un po' più dal palazzo signori, perché secondo me avete perso il controllo del paese, Al di là delle piante lassù, le piante, David, non è che era adesso le piante, è 3-4 mesi che c'è le piante così alte. Al di là dell'alluvione, e non stiamo a polemizzare sull'alluvione perché non mi pare il caso, è la pulizia, se non la rispetta l'appalto non è nessuno obbligato. Però non può essere, no? Che delle vie sì, delle vie no, ma c'è veramente una roba. I tombini tutti otturati dalle piante che nascono dentro i tombini, e succede... Ti mando le foto, anzi le pubblico le foto, ce l'ho tutti sul bocciodromo, te lo dico sul bocciodromo perché ho le foto, capito? Ma questo è per portarla a conoscenza, visto che le vedo che state troppo chiusi, questa è una sensazione mia, forse sbaglio, è come i stipendi, no? Io penso che 9.000 euro l'anno il pulmino
E il sindaco invece prende 2.480, potrebbe anche prendere 1.480. Io avrei fatto questo, personalmente. Poi sono decisioni personali e politiche pure. Io personalmente, se c'è da fare i sacrifici, l'avrei fatte anch'io, non da 2.005, ma anche 1.000. Questo è quello che penso, ma non si fa, perché se spende 50.000 euro, mi pare, all'anno all'incirca di stipendi. Allora, signori, cerchiamo un attimo di trovare anche una quadra. Grazie consigliere Zamparini, risponde l'assessore Stroppa, prego. Allora, per quanto la quadra dello stadio, l'altra volta Marco era rimasta in sospeso solo l'energia elettrica, perché il gas se lo sono intestati. L'energia elettrica hanno detto che avevano avuto dei problemi a intestarsela e, come ti dicevo, avrei trovato il modo di compensare questa cosa, e è stato trovato, perché c'erano delle agevolazioni, 2.000 euro per la gestione del manto erboso, il taglio erba, tutte le manutenzioni che facevano, e una quota di circa 150 euro per ogni ragazzo under 16 di Cerredotesi. Abbiamo fatto i conteggi. Ci perderemo tipo 300 euro tra l'energia elettrica che abbiamo pagato noi e quello che dovevamo dare, e diciamo la cosa l'abbiamo quasi pareggiato. Per quanto riguarda invece il Palasport, l'APD non è che non paga niente, loro pagano le ore e le partite come tutti gli altri. C'è il tariffario, la tariffa per domande individuali. Per quelli di Cerredo c'è 3 euro di differenza sugli allenamenti rispetto a quelli di fuori, e le partite sono 50 euro di differenza, e loro pagano. Poi viene riconosciuto una quota per le pulizie del palazzetto, però loro pagano come tutti gli altri. Ma come tutti, perché Fabriano o Matelica, se una società paga per entrare al palazzetto, gli fa pagare anche l'energia o il gas? È una tariffa. Come qualcuno sia, qualcuno no? Paga tutti uguali. La PD non ce l'ha a carico perché non ha una gestione vera e propria. Non riuscendo a trovare qualcuno che prende in gestione lo stadio, il palazzetto, lo chiudiamo? Lì l'ha preso. Adesso per quanto riguarda il tennis, che loro pagano, che ci si tira fuori un sacco di soldi, 300 euro l'anno, però era un vecchio bando che non abbiamo fatto noi, l'hanno vinto e adesso non so quanti anni ancora è rimasto. Beh, 5 anni no, perché tanto adesso quasi 2 anni sono passati, però adesso a parte quello. La gestione del palazzetto è una gestione molto differente, che purtroppo non riusciamo a trovare, perché la cosa era molto più semplice anche per noi trovare qualcuno che la gestisse. Grazie assessore. Dichiaro chiuso. Un breve riassunto finale, un breve intervento finale, chiudiamola qua. La parola al sindaco, prego. Allora, le piante alte, sì, può darsi che qualche via è rimasta dietro, questo non lo metto in dubbio, perché noi, come ripeto, il compito del taglio dell'erba è affidato al comune per quello che riguarda i spazi pubblici, le scuole, lo sapete tutti qual è, per quello che riguarda i marciapiedi è affidato a Ambiente. Ambiente fa una programmazione settimanale insieme agli altri comuni, quindi può succedere, non è che io li voglio giustificare, per l'amor del cielo, non sta a me farlo, però può succedere che se si salta la giornata del taglio, per esempio, poi va a shift alla settimana successiva e quindi si può sovrapporre con altre vie, e quindi va da sé che può esserci che qualche via resti indietro. Il comune quest'anno ha sorvegliato molto e tutto è stato pulito tranne un paio di circostanze che adesso sono ricresciute. Anzi, siamo intervenuti anche come comune laddove Ancona Ambiente trattava, però capite che
abbiamo due operai, abbiamo adesso a parte l'emergenza, abbiamo hanno mille cose da fare, comprese anche le manutenzioni alle scuole, e quindi capite che non è sempre molto semplice. Adesso non bisogna neanche enfatizzare troppo questo aspetto. Diciamo che se si tarda un taglio dell'erba sul marciapiede ci può stare nell'ambito della situazione generale, quindi io non ne farei un dramma. Per quello che riguarda l'indennità da sindaco, appunto, devi capire che non è uno stipendio, è un'indennità. Quindi adesso io non voglio parlare di soldi perché è brutto e poco irriguardoso anche nei riguardi di altre persone, però quello che poi fisicamente resta nelle tasche del sottoscritto è veramente poco, è veramente poco, e io ne ho bisogno perché il Comune di Cedovesi, ad esempio, non ha, non dà risarcimento per i vari spostamenti, non è previsto un risarcimento per tutte le missioni che il sindaco fa, per cui io a mie spese prendo la mia macchinina e vado ovunque. Quindi questo andare ovunque non è che siamo dentro il palazzo, perché io lavoro dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 8 e i miei colleghi qui lo possono testimoniare, perché Ceredolesi, grazie a questa amministrazione, è tornata ad avere un peso politico su diversi tavoli che sono sicuro neanche sapete quali sono. Quindi prima di dire che stiamo chiusi nel palazzo io un attimo ci penserei, mi informerei su quello che facciamo e poi magari direi, farei queste affermazioni. Era per mettere appunto i puntini su lei. Tutto qui. Grazie sindaco, dichiaro chiusa la discussione e procediamo quindi con, se ci sono interventi come capo di gruppo per l'indicazione di voto, se no andiamo avanti. Ok, non ci sono. Dato l'atto del permanere di equilibri di bilancio come risulta dai prospetti allegati ai quali in forma parte integrante e sostanziale ha acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile di servizio finanziario espresso ai sensi dell'articolo 49, 147 bis e 153 del decreto legislativo 267 del 2000, ha acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario espresso ai sensi dell'articolo 239,1 lettera B del decreto legislativo 267 del 2000, visto il decreto del legislativo 267 del 2000, visto il decreto legislativo 118 del 2011, visto il vigente regolamento comunale di contabilità e udita la discussione riportata nel testo allegato al presente atto, procediamo con la votazione palese per alzata di mano. Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli 8, contrari 3, Galli, Zapparini, Boa, astenuti 0. Con voti 8 legalmente espressi per alzata di mano, il Consiglio approva e delibera di apportare il bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 in variazione di competenza di cassa, ai sensi dell'articolo 175,1 e 2 del decreto legislativo 267 del 2000, analiticamente indicate nei prospetti allegati. Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere per avviare gli impieghi delle somme e dei tempi celeri, procediamo con le votazioni palese per alzata di mano per l'immediata eseguibilità. Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli 8, contrari 3, Galli, Zamparini, Boa, astenuti 0. Con voti 8 legalmente espressi per alzata di mano, il Consiglio approva e dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del TUE. Congediamo la dottoressa e rinnoviamo i complimenti per la laurea. E niente. Prego, ci mancherebbe. Buon rientro a casa. Grazie. Prego. Passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, che è la proposta numero 35 del 15 settembre 2022, è il regolamento per il referendum consultivo comunale e l'approvazione. Questo punto lo presento direttamente io, in considerazione della non approvazione della delibera numero 9 del 4 febbraio del 2021 del regolamento per la disciplina dei referendum comunali, proposta dal gruppo Ceredolesi Bene Comune e bocciata soprattutto per alcuni pareri tecnici e contabili non favorevoli, allora si procedeva con l'istituzione di una commissione consiliare formata da 5 elementi, di cui 3 della maggioranza e 2 della minoranza, quali 3 capi gruppi, Adele Brionni, Marco Zamparini,
e Manuel Pupilli inizialmente e poi sostituito dalla qui presente signora Katia Galli, i quali sono stati nominati negli stessi gruppi di appartenenza, e infine era presente il sottoscritto Roberto Burini come Presidente del Consiglio Comunale, e infine il Presidente della Commissione nominata dal gruppo stesso nella prima riunione effettuata, Daniele Conti. Ultimato i lavori di Commissione che abbiamo perfezionato nell'ultimo anno, con le varie osservazioni poi proposte anche da quel Presidente Segretario dove ha supervisionato il regolamento, oggi portiamo qui in Consiglio l'approvazione di questo regolamento per essere sottoposto a votazione. Quindi dichiaro aperta la discussione, se qualcuno vuole intervenire per precisare alcuni punti, se no procediamo direttamente con la votazione. Prego. Prego. La parola al consigliere Zamparini, prego. Più che altro non noi membri della commissione, gli altri se devono dire qualcosa, che noi l'avevamo letto talmente tante volte che forse ci può essere sfuggito anche qualcosa, quindi, però mi sembra che, diciamo così, tutto sommato, poi è ovvio l'ultima parola è spettata al segretario, giustamente, perché non abbiamo le capacità per, a livello di legge, quindi, però mi sembra che tutto sommato, via, un piccolo tassello sullo statuto comunale è stato messo. È imbarazzante che nessuno se ne sia accorto in tutti questi anni, non gli anni 90 ad oggi, però ecco, intanto una pezza l'abbiamo messa, poi adesso ci sarà da lavorare su quello dello statuto, che quello è veramente, credo che sia veramente complesso, ecco, questo è stato bene o male, dai, scivolato via bene che c'era una traccia, ma quello lo statuto è abbastanza, secondo me è abbastanza complesso, però chiaramente voteremo favorevoli senza che c'è bisogno di dirlo. Grazie consigliere Zamparini, c'era un piccolo problemino che abbiamo superato, infatti nella proposta che è stata mandata dobbiamo rettificarla, perché inizialmente la ragioniera ha dato il parere con riserva, poi durante diciamo, la trattativa che abbiamo fatto, abbiamo parlato, alla fine ha dato il parere favorevole. Il parere con riserva era dovuto al fatto che se c'erano i soldi per fare il referendum si faceva, oppure no, ma è un dato di fatto che comunque sia quando uno raccoglie le firme, questo va fatto. Poi magari negli anni, quello che gli è stato suggerito, magari si prevederà una spesa a bilancio tutti gli anni che andrà a coprire questa eventualità di questo referendum, se ci sono o meno. Tutto qua. La parola al sindaco che ha chiesto di intervenire. Prego sindaco. No, io sono d'accordo con quello che ha detto Marco, anzi vorrei suggerire che, visto che questa commissione insomma ha lavorato bene anche nei rapporti, diciamo, come dire, interpersonali, visto che lo statuto è veramente obsoleto, ci capita spesso di rivedere degli articoli, situazioni che sembrano inadeguate, no, ai tempi che corrono. Forse potrebbe essere l'occasione, che se la Commissione, diciamo, ha anche voglia di farlo, di iniziare a prendere in mano lo statuto, perché poi questa Commissione sicuramente c'è per i prossimi 3 anni, quindi è un lavoro che va fatto, ho paura che se lo trascuriamo non verrà fatto, insomma. Quindi se la Commissione sarà d'accordo invito a proseguire i lavori, perché è stato fatto per il referendum un bel lavoro alla fine. Grazie sindaco, non so se tecnicamente la commissione può intervenire anche sullo statuto, forse c'è da rifare una nuova commissione e stabilire poi tutte le direttive per portare avanti questa modifica necessaria, e direi anzi di ultimarla quanto prima possibile. E non ci sono altri interventi, io direi di chiudere qui la discussione. Allora, di nuovo la parola al consigliere Zamparini, prego. No, siccome ce le riprese pure, come diceva il segretario alla domanda che gli posi a suo tempo, che non era immediatamente esibibile, quindi questa adesso, dopo 15 giorni, sarà eseguibile, diciamo, no segretario? Era così, giusto? Se non ricordo male.
Quindi era solo per puntualizzare questo, perché se magari qualcuno poi sarà pubblicato, lo legge, dice ma da quando è attivo, diciamo così, quindi tra 15 giorni sarà effettivo il regolamento. Ecco. Grazie consigliere, sì, una volta pubblicato sull'albo poi mi sembra 10 o 15 giorni, 10, no 10 giorni, ecco, infatti 10 giorni dalla pubblicazione, quindi dobbiamo attendere i verbali che ci arrivano, poi una volta pubblicati c'è la validità 10 giorni. Dichiaro chiusa la discussione, e vista la bozza del regolamento allegato al presente atto, visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso al responsabile di servizio amministrativo ai sensi articolo 49,1 del decreto legislativo 267 del 2000 e di seguito allegato al presente atto, visto il parere favorevole di regolarità contabile, e ecco qua c'era scritto con riserva che qui andava variato, rettificato, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267 del 2000, allegato alla presente deliberazione, nell'allegato è giusto il parere, è solamente la bozza della proposta che è sbagliata. Udita la discussione riportata nel testo allegato presente atto, procediamo con la votazione palese per alzata di mano. Dichiaro aperta la votazione, favorevoli, unanimità. Con voti, quindi contrari 0, astenuti 0. Allora, presenti abbiamo detto 13, favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0, con voti 3. No, ho sbagliato, 11, scusate. Presenti 11, favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0. Con voti 11 legalmente espressi per alzata di mano, il Consiglio approva e delibera di approvare il regolamento per lo svolgimento del referendum consultivo comunale allegato alla presente deliberazione. Siamo giunti alla fine dell'ultimo, questo era l'ultimo punto dell'ordine del giorno, la seduta è tolta, il Consiglio Comunale termina qui alle ore, se riesco a vederlo, 20:12. Vi auguro a tutti una buona serata.